La Lancia Delta S4 non riuscì a centrare l'obiettivo del titolo iridato, anche a causa di una decisione politica quantomeno discutibile. Il team Lancia si trovò a metà stagione con il suo pilota di punta, che purtroppo era deceduto. Sarebbe stato come se la Ferrari a metà di una bella stagione avesse perso, come ha perso un anno, Schumacher, che si è rotto la gamba e non ha più potuto correre. Il mondiale l'ha vinto un altro. Cioè, e lì era difficile in quel momento, perché tutti i piloti di primo livello erano già tutti ingaggiati nelle altre squadre, e noi senza il nostro pilota, che fra l'altro era quello che aveva già vinto Monte Carlo, aveva già fatto i punti e stava vincendo la Corsica, perché in Corsica quando è uscito era stra primo, no? Per cui in quel momento lì ci trovavamo un attimo in difficoltà, devo dire. Ci trovavamo in difficoltà anche perché a quel giro di Corsica, dopo l'incidente di Toivonen e Cresto, evidentemente il team Lancia, che occupava le prime posizioni, si ritirò. Si ritirarono praticamente quasi tutti, finirono la gara 10 macchine. Le Peugeot approfittarono di quella situazione per fare un pieno di punti, e quello poi alla fine dell'anno fu la differenza di punti che mancarono. Non solo, ma successe anche dell'altro. Al Rally di Sanremo i commissari tecnici esclusero le macchine della Peugeot per irregolarità tecniche, e le esclusero dopo che comunque avevano perso, perché il rally l'aveva stravinto la Lancia, e loro vennero esclusi, che erano già dietro, ma vennero esclusi pur essendo dietro. Vi fu un ricorso della Peugeot al Tribunale d'Appello della Federazione, che allora era gestito, qui non vogliamo fare dello sciovinismo all'incontrario, ma però insomma alla testa della federazione c'era un francese, il tribunale d'appello che giudicò era in Francia, e morale della faccenda, non è che riammisero le Peugeot in gara, annullarono il rally di Sanremo, pertanto noi che avevamo vinto la gara ci levarono i punti, e loro che l'avevano comunque persa e comunque anche squalificata, insomma. Una macchina che a guardarla sembrava sempre rotta, non so, se uno apre il cofano posteriore e vede come sono sistemati i radiatori, come sono sistemati gli ammortizzatori, la wastegate, dice: ma se con questa macchina andiamo a correre in Grecia, all'Acropolis, o in una gara come il Portogallo, brutta, ogni prova speciale siamo lì con i barattoli attaccati con il fil di ferro. E invece si è rivelata una macchina estremamente affidabile. Non ricordo mai di essermi ritirato, che una S4 si sia ritirata per guasti meccanici. Mentre posso ricordarmi una gara, l'Acropoli, il Rally Acropolis dell'86, sempre con S4, alla prima prova speciale, pronti via, 5, 4, 3, 1, parto, e nella partenza si sono staccati letteralmente i pneumatici posteriori dei cerchioni, si sono sfilati, sono caduti ai lati della strada, e ho fatto tutta la prima prova speciale sui cerchioni posteriori, perché probabilmente mi erano capitati, stranissimo,
una coppia di cerchi difettosi e tutti e due sulla mia macchina e tutti e due sulle ruote posteriori. E lì ho perso quasi 4 minuti e poi ho cominciato una rimonta incredibile che mi ha portato a finire secondo dietro a Cancun con la 205, che però senza quei 4 minuti lì sarebbe stata una vittoria, la mia prima vittoria mondiale, ma con un bel margine di vantaggio su chiunque altro. E quindi questa è stata una cosa, ho il filmato ancora, ogni tanto così capita di pensarci alla partenza, un pilota che vede le due ruote, i due pneumatici che gli si afflosciano, gli si appoggiano sulle fiancate della macchina. È stata una cosa. Il motore di questa vettura era soltanto di 1759 centimetri cubici, ma riusciva a raggiungere una potenza di ben 480 cavalli. Il basamento del motore, posto centralmente, e la testata erano entrambi in lega leggera. Inoltre le canne dei cilindri erano rivestite superficialmente con un raffinato e tecnologico trattamento a base di materiale ceramico. Le valvole erano 4 per cilindro. Vi era un sistema di doppia sovrielementazione, turbina KKK più compressore volumetrico. Il vantaggio del Volumex era di fornire una spinta già a 2000 giri al minuto. La potenza pura veniva invece dal grande turbocompressore a gas di scarico. La trazione era ovviamente integrale, con la distribuzione della potenza sulle ruote che prevedeva due opzioni di setup. A seconda degli impieghi si poteva scegliere il 20% all'avantreno e 80% al retrotreno oppure il 35% e 65%. Alla fine del 1986 il gruppo B venne ufficialmente soppresso. Nei cassetti del team Lancia era già pronta l'evoluzione della S4, che quindi non vide mai le corse. Noi stavamo preparando un'ulteriore evoluzione del motore della Delta S4 e come il motore Delta S4 era stato brevettato, anche questo motore era stato brevettato. Il motore l'abbiamo denominato Triflux ed era un passo avanti rispetto, secondo noi, rispetto a questo concetto di sovralimentazione mista, compressore volumetrico turbo che ho esposto prima. È un motore che si avvaleva di due turbo, motore 4 cilindri in linea, che si avvaleva di due turbocompressori messi uno per parte, uno per ogni lato del motore, e che intervenivano in sequenza. Ai bassi giri tutto il flusso di gas di scarico interessava un turbocompressore, agli altri giri interessava i due turbocompressori. Lo sviluppo era molto avanzato, le potenze e le coppie massime erano salite ulteriormente. Questo è un altro concetto che io devo dire, ritornando all'episodio di prima della Volkswagen, mi aspettavo che semmai riprendessero questo concetto introducendogli le sofisticazioni attuali delle possibilità di geometria variabile dei turbocompressori, cioè su un 4 cilindri in linea adottassero i due turbocompressori e non andassero a copiare il concetto del volumetrico più turbo, perché era più evoluto questo secondo. Comunque, magari lo faranno in seguito.